Buonasera, miei cari figli simbolici, spirituali. Io sono così amareggiata di tutto quello che stanno facendo sotto la mia figura e a mio danno. Sono addolorata per quello che stanno facendo contro di voi perché siete i miei sostenitori di vita. E sono addolorata perché molti di voi non mi ad ascoltare quando ho detto loro, quando ho detto a molti di voi, non dovete avvicinarvi quando credete di vedere me perché non sono io. Allontanatevi, 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 ignorate, sputate per terra, tanto non sono io. Sputate per terra con disprezzo, perché non ricevo io il vostro disprezzo, in quanto ve l'ho detto come prima. Piango per le cose che non afferrate, per le cose che non capite. Piango perché non mi date ascolto. Piango perché dovreste seguire i saggi insegnanti dell'esortazione. Invece di andare per le discoteche, girare di notte, adesso specialmente che fa notte presto, è vero che anche in casa state male, ma riunitevi in casa e cercate di conoscere la verità intorno alle cose del Signore Dio e Cristo Gesù. Il Natale significa rinascita spirituale. Il Natale significa la via porta verso la conoscenza e verso la conversione. E il sacrificio di Cristo significa la conversione totale. La scelta arbitraria, seguire il bene o il male, la luce o le tenebre. Chi sceglie il bene chiaramente sceglie la vita, chi sceglie il male e le tenebre chiaramente sceglie la morte. Non perché i soldi che vi vengono dati per la corruzione, per il coinvolgimento, non hanno nessun frutto, non portano frutto, portano soltanto perdizione. E successivamente la morte fisica presente, perché non lasciano in vita nessuno e nessuno scappa dalla loro mano se non appartiene a Dio. Una volta presi nel laccio, lì restate, ma io vi esorto a restarne fuori e a darmi ascolto, a applicare quanto vi ho detto, quanto vi esorto, quanto vi insegno e vi guido. Ma io vi dico, cercate di essere sani e di essere saggi, cercare la maturità, la responsabilità vera, la formazione del carattere, il sapere volere le cose giuste, il saper discernere il bene dal male e il giusto dall'ingiusto. Cercate di essere modelli per voi stessi. Questo è l'augurio più grande che posso farvi per le feste natalizie. Ma datemi ascolto e ve lo dice la vera Maria Viarecchia, la vera Sara Kenny, la vera Maria Bacche, la vera Vedova Cardarello. Mi hanno spogliata di tutto, di tutto, di tutto. Della mia bellezza, la mia salute, le parti del corpo, tutto. Mi hanno spogliata dei miei figli, hanno sfruttato il mio corpo, mi hanno tolto tutto, parenti, conoscenti, amici, sostenitori, molti prigionieri sequestrati sono stati uccisi. Quindi vi supplico, il Natale spendetelo nella conversione totale e nelle preghiere a Padre Celeste. Pregate, pregate perché possa liberare tutti i sequestrati e i rapiti e salvarci, salvarvi. Salvarci, salvare anche me e salvare le persone giuste, salvare coloro che vogliono pentirsi e ravvedersi. Pregate perché il Dio dei cieli vi dia la forza di uscire dal male. Con questo, la vera Maria Fiericchia, poetessa e artista, umile Sara Kennedy, vi lascia i saluti. Grazie.